Buongiorno, buongiorno e benvenuti al Basketball House. Welcome to the family qui al Città Fiera di Torino di Martignano. Pregherei di gentile autorità che abbiamo voluto invitare assieme a tutti coloro i quali sono qui con noi questa mattinata di lunedì 12 di dicembre per aprire un punto basket che i titolari dello stesso andrà a farvi capire che cos'è. Allora ringrazio della presenza l'assessore regionale, il vicepresidente Bolzonello, onorevole Brandolin, presidente del CONI a livello del Friuli Venezia Giulia, che ha problemi forse a Roma, quindi è meglio stare qui in Friuli Venezia Giulia a questo punto, visto che il governo si sta facendo, dopo non sono sempre problemi sono stati. E poi abbiamo l'assessore comunale allo sport del punto comune di Udine, Raffaella Basana, amico anche di scuola, che per te che qualche anno sono passati, Tony Bardelli, eravamo a giocare assieme, non solo a giocare, anche per altre cose, no Tony? Studiare a poco, quasi, autorità, Giulia, i giornalisti che salutiamo tutti, Rino Lardo, coach della APU, GSA che ieri ci ha fatto ritornare a gioire per la vittoria, e Giovanni Adami, presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, al quale affido subito il microfono per spiegarci che cosa facciamo questa mattina, da questa mattina in poi, fino a un'avventura che sarà quella del fine luglio 2017 con i mondiali di basket under 19 femminili che andremo, lo diciamo un'altra volta, a giocare sì a Cividale del Friuli, ricordiamo anche l'assessore allo sport di Cividale, ma anche a Udine, a Udine Carriera. Presidente Adami, grazie per la tua presenza, cosa stiamo facendo qui? Tanto un ringraziamento a imprenditori coraggiosi di successo, a amici politici ormai di lungo corso che anche oggi, diciamo così, per quest'anno, in questa giornata per noi assolutamente importante, vengono a condividere questo momento. Grazie alla presidenza massima dello sport friulano, sempre, sempre presente quando si parla di pallacanestro della nostra regione. Però, tra i ringraziamenti devo un attimo soffermarmi e spiegare appunto cosa c'è dietro questa ennesima, diciamo così, invenzione. Voi sapete che negli Stati Uniti del Sud, nella zona caraibica, di tanto in tanto, annualmente, arrivano gli uragani, questi uragani, tifoni, che sconvolgono un po' e travolgono un po' il panorama. E hanno tutti un nome femminile, Katrina, Giulia, Bonnie. Noi, tra Tarvisio e Lignano, abbiamo un uragano che sconvolge, un uragano di idee, di iniziative, di amore per il basket, che sconvolge di tanto in tanto, anche più di una volta l'anno, il nostro tranquillo vivere il mondo dello sport. Dobbiamo dargli un nome maschile, perché non possiamo battezzarlo al femminile, gli daremo nome Uragano Dus, se mi permettete, Dus, il soprannome di Davide Michelis, autentico motore irrefrenabile anche di questa iniziativa. E provate a pensare al vento che trascina su palloni da basket, trascina su palloncini colorati, trascina la televisione, tutto quello che ha portato nel nostro mondo in questi anni. Quindi il complimento più grande, doverosamente, va fatto a lui. C'era? D'ora in poi sei Uragano Dus, quindi non la dimentichiamo questa. C'era il nostro presidente del CNA, Lucio Martini, 35 anni è stato con noi, e mi raccontava sempre, passeggiando a Barcola con il grandissimo Cesare Rubini, e tra un po' capirete perché menziono Cesare Rubini, lo stesso ormai trapiantato a Milano e all'apice del successo, gli diceva: il problema non è i soldi, il problema è le idee. Se non avevo idee, lo sport e il basket in particolare non può andare avanti. Beh, io oserei dire che noi in Friuli Venezia Giulia idee ne abbiamo tante, ne abbiamo tantissime, e
Io credo che anche la giornata di oggi, con questa condivisione di tutti i nostri amici, di tutti i nostri appassionati, significhi che il basket, lo dico sempre, è di tutti. Chiunque porta un'idea buona, chiunque porta un'iniziativa, troverà nella Federazione Pallacanestro le porte aperte. Cosa fai dopo? Questo percorso, che tra un po' taglieremo il nastro e andremo a iniziare, ci porterà fino ai campionati mondiali di Cividale e Udine del prossimo fine luglio 2017. Campionati di basket femminili under 19 che rappresentano, almeno così spero, l'apice della nostra organizzatività. Dico spero perché tra pochi minuti, quando sarà finito tutto, avremo magari anche assaggiato al buffet, abbiamo un po' di pietanze locali, avremo visto cosa c'è dentro, nel parcheggio Dus mi saluterà e mi dirà: sai che nuova idea ho avuto? E mi esporrà un nuovo progetto. Detto questo, è fondamentale per noi percorrere questo periodo di tempo avendo un punto di riferimento che sia un contenitore sia per la federazione che per il gruppo organizzativo dei campionati mondiali, che per tutti coloro i quali amano il basket. E in questo, nella sensibilità dimostrata nel voler trovare uno spazio qui, in quello che è il cuore commerciale di Udine, non posso che ringraziare ancora una volta quello che ho definito prima l'imprenditore di successo. Andremo con tutta una serie di iniziative che avranno luogo qui fino ai mondiali, e ai mondiali questa sarà casa Italia, perché qui cercheremo di riunire tutto quello che a livello giornalistico, a livello di presentazioni, a livello di iniziative collaterali sarà da appoggio alla partita in sé per sé, alle competizioni in sé per sé, alla sfida sul parquet di Cividale e di Udine. Grazie ancora una volta a tutti e ovviamente buon basket a tutti. Grazie Presidente Adami. Io pregherei tanto tutti gli amici di fare un passettino un po' più in qua, ecco, grazie, per questioni anche di filo. Mi scuseranno alcuni che non ho citato nei presenti, ma volevo citare il presidente della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Morandini, che è qui con noi, che è un amico, amico anche di Davide, che si è sempre dato una mano. Adesso nelle vicissitudini bancarie vediamo un po' cosa riusciamo a fare, ma comunque insomma più tanti altri amici che sono qui, Lorenzo Bettarini, Corlato, che poi lo vediamo in duplice, lo vedrete in duplice veste anche sopra qui in una gigantografia e quant'altro. Bene, detto ciò, Bardelli, Antonio, ci troviamo qui nel tuo grande store, uno dei, anzi il più grande d'Italia, forse più uno dei più grandi d'Europa, credo. Però ci, no, non è così, è così. Però ci hai voluto, vero? In maniera molto forte, essere presenti qui anche a dicembre, perché è importante anche vedere la data, e soprattutto per il futuro, anche per il 2017. Grazie a tutti. Beh, io amo pensare che Città Fiera è un complesso che va un po' oltre il concetto di centro commerciale tradizionale, è una specie di città moderna che cresce un po' più rapidamente del normale, però ha una sua storia, dei valori, un insieme di relazioni col territorio che è giusto avere. Si differenzia un po' dal resto dei centri commerciali. E come tutte le città, perché ambisce ad essere una città moderna, ha i suoi punti d'incontro, e questo è un nuovo punto d'incontro per il mondo del basket. Ed è per questo che io sono veramente stato entusiasta dell'idea e ringrazio gli organizzatori e il mondo che ha voluto fissare qui a Città Fiera un nuovo punto d'incontro per la nostra squadra, ma per tutto il mondo del basket. E quindi mi avete aiutato a costruire un pezzettino di Città Fiera per come noi lo concepiamo, un punto d'incontro e che deve dare servizi, ma non solo merci, anche valori ai suoi clienti. Quindi grazie ancora al mondo del basket che ha scelto Città Fiera come suo punto di rappresentanza. Grazie Tony, noi saremo sempre qui con tante iniziative. Siamo in comune di Martignacco, voglio salutare anche l'amministrazione di Martignacco, ma come vi dicevo ci portiamo verso una manifestazione che è quella mondiale, con le partite che si giocheranno a Udine e al Cividale. Quindi in un binomio di assessori, è giusto che anche l'assessore cividalese sia qui con noi, ruolo.
quando venga qui l'assessore appunto allo sport di Cividale, che tanto ha dato anche alla pallacanestro, all'APU GSA, perché Cividale, in attesa del Carnera, ci stai ospitando in maniera splendida. Allora, ci sarà questo appuntamento, poi l'assessore Basana ci dirà che cosa succederà nel basket friulano, ci darai questo appuntamento, anche Cividale insomma è ritornata in auge dopo diverso tempo nella pallacanestro. Buongiorno a tutti, assolutamente sì, grazie alla GSA stiamo respirando di nuovo aria di grande basket che a Cividale ahimè mancava da diversi anni. L'ultima era stata la Longobardi Basket, diciamo così, a infiammare i cuori degli appassionati cividalesi. È una grossa opportunità, con Udine diciamo è nato un po' una sinergia che aiuta e unisce l'utile al dilettevole. C'è stata anche la collaborazione in occasione della maratonina di Udine e avremo i mondiali di basket che metteranno sotto i riflettori le nostre città, unendole simbolicamente grazie a questo sport che sto scoprendo sempre di più in questo periodo, e grazie al coach Lardo e alla sua squadra sta facendo appassionare nuovamente tantissimi cividalesi. Quindi finché ce ne sarà bisogno, come ho sempre detto, siete ben accetti e ospiti della città ducale, e quando tornerete al Carnera sicuramente avrete conquistato tanti tifosi in più cividalesi, compreso il sottoscritto che oramai vi seguo tutti i giorni. Grazie assessore, certo, quindi la palla passa da Cividale a Udine, assessore Basara. A questo punto chissà quante volte aveva sentita questa nostra storia, Carnera, primo Carnera, grandissimo pugile a livello mondiale, ma si gioca a basket. Sì, siamo tutti in attesa, in veramente fervida attesa di poter godere di nuovo di questo impianto. Io non mi dilungherei molto, avete letto tutti sui giornali ormai e sapete qual è la situazione. Sicuramente ho visto anche le dichiarazioni del collega Scalettari, per i mondiali il palazzetto sarà sicuramente pronto, io spero molto prima sinceramente, perché ormai insomma la gara con quella fase è stata segnata una ditta e dovremmo essere in linea di conclusione di questa avventura un pochino faticosa che ci ha davvero segnati con tanti imprevisti, con tante difficoltà che non ci aspettavamo. Comunque l'amministrazione c'è, continua a investire in questo impianto, cerchiamo di renderlo il migliore possibile per ospitare una grande squadra che è l'APU GSA, che sta crescendo ogni anno, che ha rivitalizzato tutto il territorio sui valori, portando avanti i valori appunto positivi dello sport, unendo la tifoseria che io non smetto mai, con cui non mi smetto mai di complimentarmi, perché è davvero una tifoseria molto positiva e molto importante, e ha saputo appunto far coesione appunto intorno a questi valori del basket e dello sport. Quindi per questa grande squadra che è in continua crescita e per i futuri appunto mondiali che ci prestiamo a ospitare in quest'estate, io vorrei ringraziare per questo anche l'amministrazione regionale che ha creduto e investito molto in questo avvenimento a livello appunto regionale, comprende sia Udine che Cividale, quindi sicuramente è una vetrina per tutta la provincia e per la regione. Davvero grazie, adesso rinnovo il nostro massimo impegno a consegnare il prima possibile il palazzetto nelle mani di, giustamente, degli sportivi, che siano essi spettatori, che siano essi appunto coloro che lo sport lo praticano fisicamente ogni giorno. E bene, e in bocca al lupo per questa iniziativa molto bella che mi sembra che continua ad andare in questa direzione, quindi nel far crescere l'attenzione per il mondo dello sport in tutte le sue forme, anche quello commerciale può essere un veicolo di promozione dello sport, quindi complimenti per questo, complimenti a Davide Mikalic, eccetera. Grazie. Bene, e beh sì, Davide ogni tanto è a queste idee che, come diceva Giovanni, Adami una dopo l'altra, non finisce mai. Brandolini. No, di Davide non parlo insomma, perché basta. No, devo parlare, visto il mondo del basket regionale, che ho seguito in questi 4 anni, in questo quadriennio olimpico. È cresciuto molto, lo dico al Presidente, che ringrazio per avermi detto che sto cercando di venire tutte le vostre iniziative. Sono tante. Il fatto che 15 giorni fa io abbia potuto assistere
al derby di basket Trieste e Udine ad esempio, mi dispiace perché non c'è Gorizia e Pordenone, però insomma è stata una bellissima serata a dimostrazione che anche grazie all'attività della federazione regionale, dei tanti momenti di sport di un certo livello che qui sono stati fatti in questi 4 anni, si è arrivati ad avere un rilancio del basket di cui voi ne siete l'espressione ovviamente. C'è tanta fame nella nostra regione, per questo io non posso che ringraziare il Presidente, il suo gruppo dirigenziale, Davide, ma non solo, per quello che hanno fatto, per quello che faranno per questo sport. Il nostro sport sta cambiando a livello regionale, lo sapete tutti. Abbiamo realizzato e aperto martedì passato, sapete con la presenza del Presidente Maragò, la Casa dello Sport Friulano, ed è secondo me un bel esempio di collaborazione tra mondo professionistico, quello dell'Udinese Calcio, e mondo dilettantistico, quello che è il 99% della mia attività. E qui invece oggi abbiamo un altro esempio di una collaborazione tra mondo imprenditoriale e mondo dello sport. Ringrazio quindi Bardelli per la sua disponibilità, ringrazio l'amministrazione regionale nell'amico Sergio per l'aiuto che dà alle tante manifestazioni che fortunatamente in regione stiamo facendo, perché senza quell'aiuto diversamente non potremmo avere le soddisfazioni di vedere grandi campioni nel nostro territorio, nella nostra regione. Mi auguro, ne sono convinto, che anche questo spazio ci servirà per migliorare e aumentare l'entusiasmo che c'è attorno al mondo del basket, ma permettetemi di dire, attorno al mondo dello sport regionale. Grazie e auguri a questa iniziativa. Grazie a Brandolin. Allora adesso io faccio un cambio di posizione. Ecco, torni di là, magari anche il coach Lardo, perché i cambi li chiami tu quando sei in panchina. E abbiamo Alan Ray, che è uno dei famosi giocatori che abbiamo voluto fermamente. Anche Lardo, vieni qui vicino, anche tu Alan, vicino a noi, perché siamo quasi alla conclusione insomma di questo nostro primo pezzo, perché poi andremo a inaugurare. Mi perdoni, perché coach Lardo darà la palla poi. Abbiamo parlato di pallacanestro fino. Devo dire che abbiamo sentito nulla di tutti gli interventi e abbiamo parlato della partita di ieri e del futuro, e quindi ci scuseranno gli altri, a parte il Presidente Adami che abbiamo sentito, e staremo sulla linea del Presidente Adami. Bene, allora coach Lardo, pare che quando si parla di basket è sempre, cioè, è il tuo lavoro ma anche la tua passione. La passione di tanti ragazzi che passeranno qui da noi, che qui ci sono e arriveranno anche giorno dopo giorno. Da cosa si può dire di una cosa di questo genere che tu hai sì o no intravisto, l'hai palpata in qualche maniera, l'hai toccata? Ed ecco, vedi che siamo già sponsorizzando Basketball House, che è questo il nostro marchio. Beh, intanto volevo dire che siamo qui oggi con l'animo un po' più leggero, no? Nel senso che ieri avevamo una partita molto importante e speravamo veramente di poter essere qua stamattina con una vittoria e che magari potevamo essere un po' più sorridenti e poter così vivere questa mattinata importante di festa con l'animo, come dicevo, un po' più leggero. E è chiaro che un evento del genere, un negozio del genere, un centro del genere, credo che in Italia non ce ne siano tanti. Quando parliamo di basket, chiaramente per noi è importante, ma forse per molta gente, insomma, trovare un negozio specifico del basket, Basketball House, credo che sia una cosa veramente importante. Io sono un frequentatore del centro fiere, perciò sarà bello quando verrò qua a fare shopping o comunque a passeggiare a trovare questo negozio. Beh, quando ero ragazzino, se avevo la possibilità di trovare noi tutti appassionati, detto per me è una grande passione, un grande amore, perciò mi auguro che tutti gli appassionati basket, i ragazzi, tutti possano usufruire di questa iniziativa, e chiaramente mi accomuno a quello che ha detto il Presidente, che chiaramente il traino di Davide è fondamentale per il basket qui nella nostra regione, soprattutto nella nostra città. Perciò veramente good luck, come direbbe magari Alan, e veramente in bocca al lupo per questa bella iniziativa. Grazie.
Grazie coach, una giornata in cui non parliamo né di giocatori né di partita prossima, parliamo solo di questa cosa bellissima. Il vice sindaco di Martignacco, che è arrivato adesso, però appunto siamo a Martignacco e quindi ci perdonerà un attimo anche il vicepresidente della giunta per salutare un'altra situazione che viene qui a crearsi nella città fiera, che ormai è quasi la città questa vera rispetto all'altra. Beh, un buongiorno a tutti, intanto un saluto va al vicepresidente insomma, della regione Friuli Venezia Giulia, un saluto anche a tutti voi, ci troviamo a Città Fiera, ormai questa è veramente una città che oggi con questa bella attività aggiunge un nuovo tassello veramente a questo compendio ormai di questa città veramente che si sta realizzando all'interno. E un saluto va a tutte le altre autorità, ai testimoni, agli sportivi e ai tanti appassionati che spero che trovino in questo posto veramente un luogo dove trovare risposta a tutti quelli che sono, diciamo, le cose che servono per giocare a questo bellissimo sport. E porto anche il saluto, oltre che dalla parte dell'amministrazione comunale di Martignacco, da parte del sindaco, anche dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'ANCI, e che vede sicuramente anche quegli accordi che sono stati siglati anche col CONI proprio di recente, un partner importante, diciamo, per realizzare nei nostri comuni delle realtà sportive per basare la nostra far crescere i nostri giovani secondo quelli che sono, diciamo, i valori, i grandi valori dello sport. Io chiudo qui perché credo che di cose ne siano state dette tante, che sia veramente arrivato il momento, anche poi dopo l'intervento del rappresentante della regione, di visitare questo spazio che già dall'esterno sembra molto invitante e molto interessante. Grazie a tutti. Grazie vice sindaco di Martignacco, siamo appunto con il vicepresidente nonché assessore al turismo della regione. E adesso non voglio fare sinfonie qui e le case, ma è un uomo nostro perché ci ha dato tanta fiducia e noi, ed è uomo di sport ovviamente, ci ha dato tanta fiducia, gli dico ci ha dato con Davide perché abbiamo fatto tante cose, di cambiare i campionati, la regione ci ha sostenuto sempre in maniera quanto mai concreta, come lo fa anche per il prossimo mondiale. Qui ci sarà anche, c'è anche lo spazio dedicato al turismo, perché sport e turismo c'è una comunità di intenti. Coltronello, è così, non ci può far altro. Ultimo intervento. È così, buongiorno a tutti. Sì, uomo di sport, nel senso che appunto parlavo prima con il coach di ieri e soprattutto anche di quanto sia importante gestire la pressione, no? Gestire la pressione è difficile in tutti gli sport. Coach è riuscito veramente ieri con questa vittoria a far capire che si può fare bene, bisogna dare il tempo alla squadra di poter assimilare non solo la parte tecnica ma anche quella proprio tra virgolette culturale, nel senso che fare la categoria è sempre molto difficile in qualunque sport, arrivare in categoria e poi mantenerla è la cosa più difficile e serve tanto equilibrio, serve equilibrio da parte della squadra, serve equilibrio da parte della società, serve equilibrio da parte dei tifosi e questo è molto molto significativo, quindi complimenti coach, bisogna andare avanti così. E l'equilibrio è quello anche che, è vero, il tema vero è quello. E l'equilibrio però lo abbiamo anche noi abbiamo tanta pressione, nel senso che il 2017 sarà un'annata importantissima, un'annata in cui ci mettiamo la faccia tutti, ci mette la faccia il sistema Friuli Venezia Giulia, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista, tra virgolette, politico-amministrativo. Crediamo fortemente in questi eventi. E non è solo un dato sportivo, è un dato anche turistico, è un dato economico. Noi sappiamo che queste operazioni sono operazioni che vanno sicuramente a confine tra la parte sportiva e la parte dell'economia. Oggi supportare eventi di questo tipo significa avere entrate in una regione come la nostra, che è una regione a statuto speciale, che ha un'autonomia dal punto di vista finanziario importantissimo. Gli investimenti che noi mettiamo su questi grandi eventi, se gestiti nel modo giusto, e qui la stiamo gestendo nel modo giusto,
hanno un ritorno economico che permette di coprire completamente l'investimento e di avere entrate superiori, e questo è il dato significativo. A un certo punto, prima il Presidente Adami ha detto una cosa giusta, gli imprenditori illuminati sanno che le operazioni non devono mai essere scommesse, devono essere ponderate, devono essere fatte da una parte col cuore ma da una parte con la ragione. Noi siamo presenti come regione proprio perché siamo assolutamente convinti che il ritorno sia un ritorno straordinario di due tipi. Uno economico, l'ho detto prima, quello che investiamo ci torna con gli interessi solo per IVA e imposte eccetera che ritornano nelle casse regionali, e secondo culturale. Noi oggi abbiamo una grandissima chance che è quella di dare reputazione alla nostra regione. Il livello reputazionale è quello più alto, e la reputazione passa attraverso una grande fabbrica, una fabbrica conosciuta nel mondo, come attraverso una grande squadra, che sia di qualunque sport sia, o un movimento sportivo di livello internazionale. Questo dà reputazione a un territorio, e dare reputazione a un territorio vuol dire che poi quel territorio è attrattivo, e sull'attrazione possiamo giocare qualunque cosa, sia sportiva, sia economica, sia sociale. Tenere assieme tutte le cose, l'equilibrio, un coach che riesca davvero a dare visione al tutto, e il gioco è fatto. Noi penso abbiamo tutto questo, abbiamo gli imprenditori, abbiamo i tifoni, abbiamo i coach con i presidenti della federazione, abbiamo gli amici del CONI che il presidente Brodolin tiene assieme tutto, un po' di denaro lo mette la regione e viva il basket. Grazie all'assessore Bonzonello. Allora io avevo detto, questo sarà l'ultimo intervento e poi apriamo ufficialmente, ma non è così perché lui non vuole mai parlare, poi è giusto che io se lo faccia, Davide Michalis, Dusso, perché insomma... con lui ci scontriamo e ci amiamo. No, solo due ringraziamenti, dico grazie Presidente, numero uno, grazie Presidenti, grazie Superboss, per me è un onore essere qui da voi. Io ringrazio Samuel, Filippo, perché vedrete una roba stupenda qui dentro, per me, e merita soprattutto loro. Filippo ha studiato il design, ma sarà una cosa particolare, Presidente. Ringrazio tutti i ragazzi che sono qui da tre giorni, giorno e notte, sono quelle bellissime ragazze, quei due maschiacci che troverete poi qui. Questo non è un vero e proprio store, è uno store collegato col mondiale, perché l'idea come nasce? Abbiamo questo evento unico, mai ospitato in Italia, abbiamo questa fortuna di poterlo organizzare, ospitare noi qui nelle nostre terre. Era brutto, Presidente, limitarci, no, agli ultimi 15 giorni. Vogliamo dare grande visibilità. E qual è il media più grande che c'è in Friuli Venezia Giulia? Il centro commerciale Città Fiera. Questo è il media più grande, secondo me, e quindi credo che sia un posto in cui noi potremo presentare come si deve questo grande evento, e parallelamente chi cerca Roby, c'è anche un paio di scarpette da pallacanestro, qui le troverai, ma un po' di tutto. C'è il museo, c'è l'angolo di turismo FVG, c'è un campo in miniatura di Sport System, di tutto. Quindi io ringrazio chi effettivamente ha fatto questa cosa, io ci metto le idee, poi però c'è bisogno di gente che lo faccia. Ringrazio la mia famiglia che clamorosamente mi supporta in queste mie follie organizzative, e io aspetto. E poi tutti gli amici siete qua oggi, ma uno su tutti, il rappresentante del CITO 1, Lorenzo Bettarini. La pallacanestro è lui, e per me è Udine, Lorenzo è il vero uomo di basket. Ringrazio te, nome di tutti, Lorenzo, tutti gli amici che sono qua con me oggi. Grazie, tagliamo il nastro adesso, poi però si beve anche un bicchiere. Grazie, dottor Bardelli. Speriamo di essere all'altezza delle vostre aspettative. Eccoci, fatto, via. Ottimo. Con il presidente Bolzonello all'inaugurazione della Basketball House. Presidente, che tipo di emozioni le prova a entrare qui dentro oggi? Ma, sa, da persona che ha fatto sport tutta la vita e in tutte le sue componenti, da atleta, da dirigente, da presidente, non posso che diventare matto a vedere queste cose. L'entusiasmo è il momento del bambino che in cui si ritorna quando si entra qui dentro. Ma poi arriva il momento del raziocinio e capisci che questa è un'operazione di grandissimo livello. Aver abbinato ad un evento straordinariamente importante come i mondiali Under 19 che avremo a luglio, aver abbinato un lungo periodo
che andrà da oggi a quella data attraverso questo luogo è un'operazione veramente di grande prestigio, un'operazione che andava fatta e che in qualche modo darà, accompagnerà in questi mesi tutta quella che è la promozione. Quindi grande Davide, grande Bardelli, grande tutti coloro che hanno pensato a questo tipo di operazione. E grazie anche alla Regione Friuli Venezia Giulia che ha un suo corner qui allestito con i video promozionali, anche perché sport e turismo sempre di più si confermano binomio. Non c'è alcun dubbio, noi siamo convinti che questi grandi eventi siano un volano straordinario, un volano sia da un punto di vista proprio economico, questi nostri investimenti poi si ripagano tutti perché solo il rientro di IVA, delle varie imposte ci permette di rientrare completamente da un lato, e dall'altro è una grande operazione di investimento di reputazione. Io sono convinto da sempre che un territorio ha bisogno di reputazione per essere attrattivo, lo è con la grande fabbrica, lo è con i grandi festival culturali, ma lo è anche con il grande sport, e attraverso il grande sport e attraverso la crescita della cultura sportiva si possono attrarre persone, attrarre investimenti e riuscire quindi a dare futuro a delle comunità che in questo caso è la nostra comunità regionale. E una domanda personale, il Pordenone calcio sta volando in Lega Pro verso la Serie B, ma la stiamo un po' conquistando anche alla pallacanestro oppure? Ma io l'ho detto prima al coach che gli ho fatto una confidenza, da ragazzini alla mattina si giocava, allievi giovanissimi, poi alle 2:30 si guardava il Pordenone al Bottecchia, poi si prendeva il treno e si andava al Carnera a vedere la Snaidero, Jim McDaniels e tanti altri, e quindi è un mondo che abbiamo sempre seguito, io in particolare ho sempre anche frequentato, quindi non dico che mi sento proprio a casa, ma quasi, ovvio, il cuore batte per il calcio, però la pallacanestro, la chiamo col suo nome italiano, la pallacanestro è ovviamente nei cuori di tutti noi, soprattutto in una regione come la nostra che ha una grandissima cultura sportiva rispetto alla pallacanestro, e lo dimostrano anche tutte queste immagini, queste maglie, questa Hall of Fame del Friuli Venezia Giulia, di quanto questa terra ha offerto alla pallacanestro italiana. Presidente, da appassionato di basket, grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia a lei per il supporto fondamentale. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Alan Gray, this is the opening of our Hall of Fame. This is the basketball, local basketball Hall of Fame. What you're feeling to be here? This is a great store. It's very nice, very well decorated, very well organized. I'm very happy for Davide, and I wish him the best of luck with the store. You saw some pictures above you, but there's the space for also another one, maybe your picture. Let's hope to do it. Yeah, I would be honored to have my picture up there, but I mean, these are a lot of great people, and they have a lot of history, so you know, maybe one day, you never know. But like I said before, this is a great store, and like I wish Davide the best of luck. You know, Davide is it's my first time meeting him, and like he's just a wonderful guy, and I just wish the best for him. Let's talk about the game of yesterday. A good win, tough but important for your standing. Yes, like you said, it was very important because we just lost 3 games in a row, and it was good to get our momentum back and to get a win, to get the good feeling. So now we have another game, and hopefully we can translate this win and build on it, you know, take steps up. What's the key for your as a team reaction about last losses? Just to stay positive and to keep working hard in practice and to learn from the games that we lose. You know, this is a different league from last year, so it's a little tougher, and I think we just have to be more focused, and like we can win and we can compete in this league. And of course, about the next game, keep on. Oh yes, for sure. I don't know too much about the team. You know, we haven't watched video or done scouting yet, but for sure the mindset has to be to win and to compete.
Alla Basketball House al Città Fiera c'è anche una meravigliosa immagine di Giorgio Gorlato, niente po' di meno che con Michael Jordan. E allora Giorgio, la soddisfazione nel vedere il tuo volto qua? Sono veramente emozionato e commosso quando Giovanni Adami, Andrea Mikalic, eccetera, mi ha detto: Giorgio, non mancare domani alle 11 al Città Fiera. Sono venuto, mi sono visto immortalato sulla parete fra tutte le del Friuli Venezia Giulia. Quindi è una cosa che rimane, è una cosa che mi appaga tantissimo. Sono felice e riconoscente a chi ha avuto questa idea anche per me. Ci sono tanti campioni, Galanda, Pieri, La Paucic, Vittori, insomma addirittura Cesare Rubini. E insomma avete fatto la storia però della pallacanestro. Loro hanno fatto la storia. Noi siamo un appendice, un necessario. Come arbitri siamo al servizio dello sport e di loro. Loro sono gli interpreti, i protagonisti. Noi abbiamo avuto la fortuna, io ho avuto la fortuna di star vicino a questi campioni, di respirare la loro stessa aria, di sentire l'odore del campo, della partita, è una cosa indescrivibile. Fare lo sport è vita, lo sport è vita. Chi ama lo sport ama se stesso e ama la vita. Questo lo dico sempre anche ai ragazzini. È una scuola di vita ed è meraviglioso. Grazie Giorgio. Grazie a te. Solitamente nella Hall of Fame di qualche sport si mettono coloro che hanno terminato la loro attività. Lorenzo Bettarini come giocatore è terminato, come allenatore non ancora, manca la foto di Lorenzo Bettarini. Vabbè, insomma, hai visto chi sono i protagonisti lì, no? Cioè, io sono stato un buon giocatore, questi sono dei fuoriclasse. Non sei la bandiera tu del basket filo. Bene, insomma, non importa. Non scatenare queste... È giusto così. Emozioni qua dentro, alla Basketball House. Bello, molto bello, complimenti a Davide, come si è detto prima è stato sottolineato da parte di tutti, grande, grande idea. A me piace sottolineare un aspetto che è un punto di riferimento non solo per la prima squadra, quindi per la vetrina, ma può essere un punto di riferimento per tutto il movimento del basket friulano che è ed è sempre stato grande, per le minors, per i settori giovanili. È veramente la casa, può essere un riferimento, quindi complimenti ancora. Si pensa al Mondiale 2017, l'attualità però ci parla di tante sfide anche a livello di Serie C regionale, con il tuo basket fedetto come sta andando? Ma direi bene, visto che insomma l'abbiamo già detto più volte, facciamo un campionato con l'Under 18 più qualche Under 20, è un gruppo che si sta impegnando tanto perché appunto siamo impegnati su tre fronti. Under 18 eccellenza ancora non abbiamo perso in regione, Under 20 abbiamo fatto bellissime partite in giro per l'Italia, siamo solo due squadre in regione che fanno l'Under 20 eccellenza, noi e Trieste. Abbiamo vinto a Treviso e questo è stato il nostro fiore all'occhiello di questo percorso. E con la Serie C alterniamo partite buone come quelle di sabato, abbiamo vinto con Romance, una squadra che fino adesso aveva marciato bene. Abbiamo vinto, eravamo sopra anche di 20, quindi siamo in una posizione di classifica a due punti dall'ottavo posto, ma non è la nostra intenzione puntare ai playoff. Però insomma tutti ci davano la vigilia dopo le prime due o tre partite come la squadra Materasso, ma la squadra Materasso non siamo. Insomma. E Lorenzo, tornando alla Basketball House invece, c'è un museo, ci sono libri di basket, c'è tutto. Una cosa che tu vorresti mettere qui, che non vedi, qual è? Ma io l'ho sempre promessa un po' a Cecere, che insomma ha fatto, è lui, no? Che fa, ecco. Io a casa la prima borsa del settore giovanile Snaidero che mi è stata data nel 1973, la squadra allievi penso, o 72 addirittura, no prima, perché io ero allievo alla Snaidero nel 70, passaggio dal Marangoni al Carnera più o meno. E io a casa ho questa borsa arancione che ho scritto Snaidero, piccolina, un po' sdrucita, che è la prima borsa che è stata data al settore giovanile Snaidero. Mi piacerebbe che fosse magari esposta. Fantastico. Mi sono sempre promesso di dargliela a Ceci. Lo facciamo a più presto. C'è anche un libro che rievoca un po' quel periodo lì. L'aneddoto è che sei stato, possiamo dirlo, tagliato dal settore giovanile Snaidero per andare in un'altra società, ma ti sei rifatto con interessi dopo. Ma sì, ma capita anche adesso, io ho tanti ragazzi che sono magari dal punto di vista fisico un pochino più indietro, sono dei tardivi, io ero, pare brutta la parola, ma ero un tardivo,
quindi sono cresciuto tardi, quando a 16 anni è stata fatta una scelta, sono stati tenuti altri giocatori in Snyder che poi dopo non hanno avuto la stessa carriera che ho avuto io. I due che sono stati tagliati quell'anno lì erano io e Amedeo Rigo, che sono stati gli unici che poi hanno giocato della classe 56 anni e anni in Serie A. Sì, va bene, ma ci sta, non c'è nessun tipo di... È rammarico magari di non aver fatto parte di quella storica, di quello storico gruppo, però insomma va bene così. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a te. Con il coach Lino Lardo dentro la Basketball House appena inaugurata. Coach, siamo nel meglio del meglio del meglio del basket regionale in attesa della GSA a questi livelli. Sì, beh, intanto faccio vedere che sono testimonial, perciò mi pagano molto bene. Allora, scherzo, chiaramente. No, è bellissimo, bellissimo. Stavo pensando se io da ragazzino avessi avuto un posto del genere per poter venire a vivere, a vedere tutte queste meraviglie del basket, visto che il nostro amore, la nostra passione veramente sarà impazzito. No, bello, è un altro bel passo in questo progetto che abbiamo qui a Udine, no? Tra la società, i tifosi e tutto il movimento che credo che stia crescendo. Questo punto veramente è di un'importanza fondamentale, poi è un posto così frequentato, perciò effettivamente si respira una bella aria. E c'è un qualcosa che vorresti vedere qui, che magari non ancora vedi, così cogliamo anche qualche spunto particolare, qualche idea? Ma no, ho visto così, passando, perché tra l'inaugurazione e parlare con un po' di gente, ho visto un po' di maglie d'epoca. E sarebbe una bella iniziativa, è una bella iniziativa magari poter fare una specie di museo come è fatto, no? E perciò, non so, si può rilanciare l'idea, anche che se qualcuno, mi impegno anche a delle maglie d'epoca o comunque di giocatori o comunque stesse anche mie, mi piacerebbe vederle in questo negozio, sarebbe una bella cosa. Coach, parlando di ieri sera, la sensazione che hanno avuto tutti a Cividale è quella di essersi tolti una bella scimmia dalla spalla, o no? Beh sì, ieri non era una partita facile, venivamo da un momento molto molto complicato. Sicuramente la squadra non stava andando bene, senza di nuovo ripetere, ma veramente grandissimi problemi fisici ad allenarsi. Perché ieri mancavano tre. Sì, con giocatori che bisogna ringraziare, tra Inipoi e Ferrari, hanno giocato veramente in condizioni difficili. E perciò non era semplice, anche se era d'obbligo la vittoria, però non è scontato, soprattutto in queste partite qua la palla pesa tantissimo. Devo dire veramente un grazie enorme a tutti i ragazzi, perché veramente è stata vinta, e devo dire col cuore, ma in certi momenti veramente ci siamo inceppati, ma in certi momenti veramente abbiamo invece sviluppato delle buone azioni, perciò c'è stata anche lucidità, ma fondamentale due punti. Non siamo ancora in linea di galleggiamento, perché sicuramente dobbiamo migliorare la nostra classifica, ma questa partita ci ha dato la consapevolezza che solo con la squadra possiamo vincere, e ieri è stato un bel segnale. È stato un gran segnale, soprattutto un ultimo quarto in cui avete fatto 70 punti, quindi era un po' che non realizzavate così tanto. Alla fine non è solo un problema tecnico, è proprio di testa. Sì, ma soprattutto abbiamo finalmente ritrovato la nostra difesa, abbiamo lasciato Ferrara a 64 e in effetti da quando siamo andati sotto abbiamo preso un break importante, veramente in difesa loro non riuscivano più a trovare la via del canestro, abbiamo preso fiducia in attacco, ma come ho detto, la vittoria di squadra, ognuno ha lavorato tantissimo anche in ruoli non diversi, non suoi, cioè, posso pensare a Castelli che a un certo punto doveva marcare un pivot di stazza come Pellegrino, ma tutti veramente, certe volte abbiamo trovato Pinton e Traini su Roderick che gli concedevano tanti centimetri, però tutti veramente hanno svolto il lavoro bene, e ripeto, non era facile perché c'era molta pressione. E ultima cosa, svelaci l'aneddoto del grande coach, però, perché sul parziale di 18-1, 20-1, sul time out che cosa hai detto? Perché da lì poi è scattata la rimonta. No, gli ho detto, ragazzi, fate canestro. No, il discorso è che eravamo entrati nel terzo quarto molto bene, siamo andati anche più 9. Loro hanno cambiato difesa e noi invece di
di continuare a giocare come avevamo pensato. Ci siamo un po' inceppati e i primi due o tre errori in attacco abbiamo rallentato il gioco, perché in effetti l'impegno in difesa c'è sempre stato. Abbiamo subito dei contropiedi, ho solo messo a posto due o tre cose in attacco, cercando di dare fiducia ai ragazzi e dicendo di non pensare a che difesa avevano davanti, ma solamente a muovere più velocemente la palla. Così è stato fatto, abbiamo trovato dei tiri aperti, soprattutto con Pinton, ma perché la squadra veramente ha ritrovato la forza di giocare insieme e di muovere veloce la palla. Questa è stata un po' la svolta, e soprattutto poi in difesa effettivamente abbiamo raddoppiato le energie. Se mi permetti, ecco, che dicevi cosa mi piacerebbe vedere anche le maglie della GSA Udine e che vengano qualcuno a comprarle, vuol dire che stiamo facendo bene. Alla Basketball House anche il coach che ha battuto la GSA in settimana, poi ha perso ieri a Trieste, ma Alberto Martellossi, benvenuto. Emozioni qui, tu sei uno dei principali esponenti della Novel Vague del basket friulano. Emozioni qui dentro? Grazie per la novella, ormai eravamo novella, adesso abbiamo superato i 50. Scusa, rispetto a altri miti. Ah ok, va bene, questo accettato. No, è ovvio che una bella cosa, una bellissima iniziativa, direi anche emozionante. L'aspetto interessante è che vedo che chiaramente coinvolge vari settori, da quello giornalistico agli uffici della federazione. E poi una cosa che mi riguarda particolarmente è anche l'iniziativa del ricordare la Hall of Fame regionale, che ho contribuito ad istituire ancora 3 anni fa, e quindi insomma, penso che la memoria del passato possa fare grande il futuro della pallacanestro friulana e regionale, e quindi partendo da questa iniziativa penso che poi possa essere un bel ricordo, un bel lavoro, un bel futuro per tutti. Abbiamo fatto la domanda anche ad altri, a Bettarini, a Lardo. Tu hai un elemento, un dettaglio, un cimelio, qualcosa che meriti di essere, immagino sì, di essere inserito in questo museo del basket? Bah, insomma, sì, qualcosa c'è sicuramente, anche se sinceramente tutte queste sono ben più importanti, anche perché provengono dal basket attivo dei giocatori. Comunque dovrò coinvolgere mio papà, che si occupa di questo, della soffitta, e cerchiamo di ritrovare qualcosa di utile. Venendo al basket giocato, Martello, ieri sera, insomma, comunque l'ultimo turno perso con Trieste, ma arrivate da 7 vittorie consecutive. Le ambizioni di Mantova quali sono? Le ambizioni sono tuttora quella di poter crescere nel corso della stagione. Noi l'anno scorso avevamo una squadra abbastanza importante che a una giornata, due giornate alla fine era al primo posto. E abbiamo preferito cambiare questa attitudine, fare una squadra un pochino più giovane, pur con dei puntelli ovviamente comunque di esperienza, pensando di migliorare in corso d'opera. Quindi è evidente che abbiamo pagato molto sotto questo punto di vista nelle prime 4 giornate, le prime 4 sconfitte. Adesso siamo in un trend migliore, però il problema è sempre la ricerca di continuità di una squadra così. È una squadra nuova, una squadra con diversi giocatori ancora giovani o comunque con scarsa esperienza di questo livello, quindi la ricerca delle continuità sarà forse nata in questo prossimo periodo di dicembre e gennaio, calcolando anche di essere un campionato veramente equilibrato. Non so dire se sia equilibrato tanto verso l'alto, ma certamente è equilibrato e ogni partita può essere una sorpresa. E possiamo dire che si deciderà solo, neanche nei primi turni dei playoff, proprio solo alla fine, perché non si capisce chi possa essere la squadra più forte. Ma guarda, io su quello penso si possa già definire che Treviso e la Virtus Bologna sono le due squadre che hanno maturità e anche buon gioco. Diciamo, più maturità e durezza mentale Treviso, più bel gioco la Virtus Bologna, con tutto quello che sappiamo come implicazione, società importante alle spalle, grande pubblico. Quindi credo che al di là di quelli che sono i punti, la differenza in classifica in questo momento, che non so nemmeno quale sia, ma c'è un vuoto tra loro e le altre, e secondo me non sarà colmato. Poi su tutto il resto è chiaro che ci può essere grande equilibrio, e i dettagli e le potenzialità di miglioramento conteranno molto da qui in poi. E ultima domanda, Martello, hai giocato contro Udine qualche giorno fa, che tipo di GSA hai visto dal tuo punto di vista?
Ma anche questa è una situazione in evoluzione, no? Perché noto che durante il derby c'è stato un giocatore decisivo come Ray, contro di noi invece Ray è stato assolutamente in ombra e sono venuti fuori un po' gli altri giocatori italiani, come mi sembra sia successo anche ieri. Quindi è chiaro che la fusione di queste forze va fatta come dicevi tu nei momenti decisivi della stagione, che saranno ormai da gennaio in poi. Ecco, quindi la definizione completa va rimandata a quei momenti. Certo è che il talento di Udine c'è ed è indiscusso, come pure anche l'ossatura di una squadra vincente l'anno scorso, quindi sono due basi di partenza non indifferenti per fare una buona stagione. Ti hanno detto di tutto, folle, visionario, pazzo, ma non si sa, la cosa che ti ha fatto più piacere qui all'inaugurazione della Basketball House? Beh, stare qui con voi, Checco, stare qui con voi a condividere. La vita scappa via, corre, noi siamo qui come dei matti che lavoriamo 20 ore al giorno, magari sacrifichiamo la famiglia, sacrifichiamo i valori nel nome di due capisaldi che è la nostra terra e il nostro grande amore che è la pallacanestro. E l'idea era questa, di mettere tutto insieme in un unico contenitore. Io ringrazio Bardelli che ha visto lungo e noi ci siamo buttati. Pippo Carniello ha fatto un lavoro fantastico con tutti noi, con te, con noi qua che siamo qui immolati. Secondo me lo store è bellissimo, è elegantissimo, è piaciuto a tutti. Adesso bisogna farlo funzionare. Chiaro che l'obiettivo grande è fare in modo che dia lustro al mondiale, perché noi abbiamo questa responsabilità nei confronti della regione e di tutto il mondo del basket, di fare un grande mondiale a luglio 2017 qua a Udine e a Cividale. Però l'idea era di non finire lì, cioè di non dare visibilità al mondiale in quei 10 giorni. E allora nasce questa idea. E poi da cosa nasce cosa, abbiamo portato dentro la televisione, un campo da basket, le maglie, le scarpe. Secondo me uno come noi, che la domenica viene da fiera, la moglie va a fare la spesa, noi vai di balle, no? Dice amore, cara, ci vediamo fra mezz'oretta, vieni qua e vedi la ma Michael Jordan o Drazen Petrovic, bellissimo.